L'anima mia magnifica il Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi è il 15 agosto, noi celebriamo l'Assunzione di Maria e accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 39 al 56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Amen. Cari amici, oggi siamo inondati di gioia con questo bellissimo episodio del Vangelo. Siamo immediatamente dopo l'annuncio dell'angelo che aveva profetato a Maria che dal suo grembo sarebbe nato il Salvatore. In questa profezia, in questo annuncio, l'angelo aveva parlato di Elisabetta, sua parente che in età avanzata, pur essendo sterile, aveva ricevuto da Dio un miracolo, la fecondità. Ecco perché inizia così la pagina del Vangelo di oggi. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso questa città di Giuda, dove era sua parente Elisabetta. Ecco che in Maria noi vediamo alcune caratteristiche oggi che allietano la nostra vita e che ne fanno un modello, di un cristiano acceso e pieno di zelo per il Vangelo di Dio, per la buona notizia che Gesù è venuto per salvarci e per amarci. Maria va in fretta, quindi corre verso la casa di Elisabetta, vuole vedere realizzata la parola di Dio, alla quale lei aveva detto sì. Eccomi, Signore, si compie in me la tua parola. Quando entra nella casa, il bambino sussulta nel grembo di Elisabetta. Questo bambino è Giovanni il Battista. C'è un'atmosfera di gioia, cari amici. La gioia di cuori disponibili. Il cuore di Maria era disponibile alla volontà e all'opera di Dio. Il cuore di Elisabetta era disponibile alla volontà di Dio. Nel grembo di Maria stava iniziando a crescere il Verbo di Dio, che 9 mesi dopo poi sarebbe nato a Betlemme. E nel grembo di Elisabetta c'era Giovanni il Battista che già dentro la pancia sussulta di gioia la presenza di Gesù, quel seme che era in Maria. Grazie allo Spirito Santo. Ecco che Elisabetta
proclama di Maria, benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Parole che conosciamo molto bene, ma oggi in questo Vangelo le facciamo nostre. Maria ha accolto il progetto di Dio, ha accolto il Figlio di Dio, lo portava nel proprio grembo. Quanto è importante che anche noi oggi accogliamo la volontà di Dio, credendo che è il meglio per noi, senza sapere qual è. Perché la volontà di Dio, come dice il profeta nell'Antico Testamento, non è la nostra volontà. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, ma noi ci vogliamo fidare di Lui, come ha fatto Maria. E lei ha accolto Gesù nel suo corpo. Noi lo possiamo accogliere nella sua parola in questo giorno. Di nuovo Elisabetta dice: beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Vedete, Maria è un modello perché crede senza esitare. Pensiamo ai discepoli di Gesù. Quante volte hanno creduto ma hanno anche dubitato fino alla fine, fino all'ultima cena, fino al momento in cui Gesù veniva crocifisso. Sono scappati, hanno avuto dei dubbi. Maria ha creduto fino ai piedi della croce e al giorno della risurrezione. Maria esclama con gioia questo bellissimo cantico che noi chiamiamo il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Lo sappiamo, studiando la Bibbia, studiando questo Vangelo, che è un cantico di gioia di tutto Israele. È un cantico che la prima comunità cristiana, questa è la comunità lucana dell'Evangelista Luca, questo caro medico che ha accompagnato anche San Paolo nei suoi viaggi, che ha sintetizzato l'opera di Dio. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su coloro che lo temono. È un cantico di fiducia, di gratitudine, che celebra la fedeltà di Dio, fratelli e sorelle. Oggi Ferragosto, metà dell'anno, cioè un anno lavorativo, perché un po' tutti, almeno noi come italiani, prendiamo le ferie in questo periodo, il tempo di ferie è un tempo di riflessione, per metterci di fronte a Dio, scrutare il nostro passato e vedere come Dio è stato presente nella nostra vita e la via che ci sta aprendo di fronte a noi. Molto spesso è una via nuova, una via sconosciuta. Per Maria è stato così, anche per Elisabetta, nella sua anzianità. Non c'è età, cari amici, giovani, adulti e meno adulti, più anziani. Non c'è età nella quale Dio smetta di sorprenderci. Dio continuamente ci sorprende, sconvolge le nostre vie in modo positivo. Ecco il Magnificat. Di generazione in generazione la sua misericordia viene, si stende su di noi, viene a soccorrerci, viene a ricolmarci di beni, viene ad abbassare tutto ciò che non viene secondo Lui, l'orgoglio, ma innalza l'umiltà. Allora, cari amici, in questo Ferragosto, in questo 15 agosto, vogliamo dedicare la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita a Dio, come ha fatto Maria. Aprirci a Lui, celebrarlo e dirgli: oh Signore, io ti voglio magnificare, voglio rendere grande il tuo nome nella mia vita per le opere che tu hai fatto. Voglio magnificarti nella mia famiglia, magnificarti nel mio lavoro, nella mia salute, in ciò che sta andando bene, ma anche in quelle situazioni dove sto vacillando, dove sono in crisi, dove sono perso. Io credo in te, Signore, quello che tu hai fatto nella vita di queste persone, di Maria, di Elisabetta, di Zaccaria, tu lo puoi fare anche in me, Signore.
Io ho fiducia, invoco il tuo Spirito Santo perché possa venire, riempirmi, rinfrescarmi di un'aria nuova. Vieni e rinfrescami, Spirito Santo, con quell'atmosfera che solo tu mi puoi donare. La pace, la serenità, la gioia, l'entusiasmo di vivere e di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, lo slogan di oggi è l'inizio di questo bellissimo cantico. L'anima mia magnifica il Signore. Dedichiamo questo tempo a Dio, dicendogli grazie per tutte le cose che hai fatto, che stai facendo e che farai nella mia vita. Cari amici, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, a presto. Se questo servizio di evangelizzazione ti sta aiutando, abbiamo bisogno di te. Sostienici affinché questa opera di evangelizzazione vada avanti. Scrivi qui sotto nei commenti, sostienici e ti invieremo il link.